Un saluto a tutti, sono Fulvio Mariola e oggi affrontiamo l'ultimo tutorial riguardo lo studio degli array. In questo caso vedremo gli array multidimensionali. Come vediamo, abbiamo aperto la nostra classe Java, quindi il nostro file applicazioni.java. Abbiamo creato in automatico il public static void main e in questo caso, quando lo creiamo in automatico, Eclipse in genere scrive questo che, come sappiamo bene, quando inizia con due slash è un commento. A noi non interessa. Per il momento scriviamo int, aperta e chiusa quadra, quindi ho trasformato la mia variabile int in un array, valori, inizializzo, inserendo, ad esempio dei numeri di tipo intero, perché la nostra variabile è di tipo int. Ad esempio, il primo elemento dell'array è 3, il secondo elemento dell'array è 5, il terzo elemento dell'array è 2345. Sysout, control space, e stampiamo il nostro ultimo elemento dell'array valori, ad esempio valori, aperta e chiusa quadra 2. Ripeto, il nostro valore è grande 3, però quando noi vogliamo inizializzare puntualmente ogni singolo valore, i nostri valori partono da 0 e arrivano fino a 2, quindi il nostro ultimo valore che è grande 3 è 2. Come ricordo, per ingrandire e rimpicciolire la nostra applicazione, clicchiamo con il tasto sinistro due volte. Apriamo e chiudiamo l'applicazione. Ok, salviamo, invio, lanciamo l'applicazione e ci dà 2, 3, 4, 5, che è proprio l'ultimo valore dell'array. Come dicevo, questo è un array monodimensionale e fino ad oggi ne abbiamo visti di tipo intero, quindi di tipo numerico, o di tipo di stringhe, quindi un array del valore string, che non è un valore, che non è una variabile, ma è un oggetto di una classe. Adesso invece andiamo a vedere proprio gli array multidimensionali. Array multidimensionali cosa significa? Significa, come in questo caso, che ho creato un oggetto monodimensionale, oppure posso creare un oggetto bidimensionale, ovvero con due dimensioni, come può essere ad esempio una tabella che ha un valore di lunghezza e di altezza, oppure tridimensionale, oppure quadrimensionale. Insomma, possiamo creare un array con quanti valori noi vogliamo in Java. Però nel nostro caso specifico, per non andare troppo in profondità, noi analizzeremo un array bidimensionale, quindi di due sole dimensioni. Creiamo il nostro array bidimensionale. Lo creiamo sempre di valore intero, quindi int. Apro e chiudo array, apro e chiudo array. E lo chiamerò ad esempio griglia. Apro e chiudo parentesi graffa. Quindi un array bidimensionale nel caso di Java, che cosa significa? Significa in realtà che io sto creando un array di un array, quindi un array bidimensionale. Quindi cosa significa? Che creo un oggetto di tipo array e creo un altro oggetto che è un array di quello stesso array che ho creato prima. Quindi cosa faccio? Apro e chiudo graffa e adesso apro e chiudo graffa un'altra volta. Apro e chiudo graffa un'altra volta.
inserisco dei valori. Ad esempio, quelli che abbiamo scritto prima, 3, 5, 23, 45. Quindi ho creato il primo array del mio array, che potrebbe essere una riga. Adesso creiamo la seconda riga del mio array, quindi un'altra volta apro e chiudo graffa ed inserisco 2 e 4. Quindi ho creato il secondo array del mio array. Virgola, vado a capo e creo la terza riga, quindi apro e chiudo graffa e scrivo ad esempio 1, 2, 3 e 4. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato appunto un array di un altro array, quindi un array multidimensionale, in questo caso bidimensionale, però multidimensionale, quindi che ho più di una dimensione. Quindi adesso stampiamo, ad esempio, facciamo un copia incolla griglia, apro e chiudo, apro e chiudo, quindi voglio vedere quanto è grande la prima riga della prima colonna. Salviamo, lanciamo il programma e come vediamo è 4. Ed in effetti è giusto quello che mi scrive? Sì, certo che è giusto, perché lui mi stamperà questa riga, come ricordiamo, gli array partono da 0, quindi questa riga è 0, la seconda riga è 1. Ed in effetti la prima riga, come vediamo qui, è 1. E poi cosa vorrò vedere? Il primo elemento della prima riga, quindi la prima colonna. Come ricordiamo, partono sempre da 0 e quindi è 4 e l'elemento è proprio questo. Il 4 che mi ha stampato. Se ad esempio io mettessi 2, salviamo e lanciamo il programma, mi dà l'errore. Perché mi dà l'errore? È certo, perché il mio array è multidimensionale, però di fatto nella mia colonna non ho inserito una terza colonna, perché come ricordiamo, se parto da 0, 0 è la prima, 1 è la seconda, 2 è la terza, ma come vediamo nella seconda riga ci sono solo due elementi, non c'è il terzo elemento, quindi il programma viene lanciato perché 2, 3, 4, 5 lo lancia perché va bene, però quando arriva a leggere il nostro multidimensionale, il nostro array multidimensionale, lui vede che c'è una richiesta che io faccio, ma che non esiste, e quindi mi dà un'eccezione, array index out of bound exception. Poi spiegheremo cosa sono in dettaglio, però per il momento ci basta sapere questo. Allora, mettiamo 1, salviamo e lanciamo il programma. Quindi, ripeto, come dicevo, il primo array che scrivo dopo griglia rappresenta le righe del mio array multidimensionale, il secondo array di tipo griglia rappresenta le colonne del mio array multidimensionale. Adesso, invece, ad esempio, scriviamone un altro. Facciamo sempre copia e incolla e ad esempio scriviamo la riga 0 della colonna 2. Allora noi ci aspettiamo che dopo 2, 3, 4, 5, che è l'elemento singolo che ho scritto, 4 che è il secondo elemento singolo che ho scritto, adesso dovrei scrivere, ragionando, la riga 0, che dovrebbe essere questa colonna 2, quindi 0, 1, 2, quindi dovrebbe scrivere 2, 3, 4, 5, 4 e di nuovo 2, 3, 4, 5. Vediamo se è giusto. Salviamo il programma, lo
lo lanciamo ed in effetti è proprio quello che ci aspettavamo. Quindi ricordiamo bene che queste sono le righe e queste sono le colonne. Adesso invece scriviamo un altro tipo di array, però questa volta l'array sarà di tipo stringa. Ad esempio, string, primo elemento dell'array, altro array dell'array, testi, uguale new string, apro e chiudo, questa volta invece lo dichiaro in un altro modo, già avevamo visto nelle precedenti lezioni i differenti modi per dichiarare un array, questo è una modalità e questo è un'altra modalità, la utilizziamo a seconda del caso. In questo caso diciamo che la prima riga dell'array testi sarà grande 2, la seconda riga sarà grande 3. In questo caso dichiariamolo in un altro modo. Adesso invece lo dichiaro così e gli dico che testi, apro e chiudo, della riga 0, colonna 1, inserirò un valore, ad esempio gli inserirò il valore ciao. Vediamo ancora se è corretto. Quindi sys out control space, mettiamo proprio testi 0 1. Vediamo. In questo caso invece, quando non scriviamo numeri, ma scriviamo caratteri. In questo caso abbiamo scritto una parola, quindi una parola ciao che è all'interno di un elemento della riga 0 della colonna 1. Vediamo se è corretto. Salviamo il programma, lo lanciamo ed in effetti è corretto. Abbiamo stampato l'elemento che abbiamo inserito in un'altra modalità. Questo è un altro modo per inserire gli elementi della mia griglia, in questo caso una griglia di stringhe che ha due righe e tre colonne. Adesso invece proviamo a fare un altro esempio. Ad esempio proviamo a stampare l'intera griglia di numeri che abbiamo inserito nel nostro array griglia. Ingrandiamo la nostra applicazione così vediamo meglio. Come facciamo per elencare tutti gli elementi della mia griglia? Ad esempio, utilizziamo le for. In questo caso dovremmo utilizzare due for, una for che la utilizziamo per le righe e un'altra for che utilizziamo per le colonne. Vediamo come fare. A capo, for, ad esempio, int riga uguale a 0. Punto e virgola, riga è minore di griglia punto length, punto e virgola, incremento la riga di 1, quindi riga più, che come ricordate è uguale riga più 1. Apro e chiudo parentesi graffa. Vado a capo. Adesso cosa scrivo? Qui scrivo le righe e invece in questo caso scriverò le colonne. Quindi qui inserirò int, sono io ovviamente che decido il nome, però noi, dato che noi sappiamo che stiamo in questo caso analizzando le colonne, quindi la mia variabile si chiamerà colonna. Uguale a 0, fin tanto che colonna è minore di griglia punto array riga. Quindi cosa prende in esame? Prende in esame la riga che abbiamo inizializzato prima.
perché in questo caso io sto scrivendo nel corpo del primo for che ho già inizializzato e inserisco proprio la riga. Punto. Length. Punto e virgola e anche qui colonna più più. Apro e chiudo graffa, vado a capo. Faccio un'altra sys out. Adesso vado ad inserire griglia. Apro e chiudo, array, il primo è griglia riga, il secondo è griglia colonna. Punto griglia. Come vedete io qui ho fatto una print ln, cosa significa? Significa che quando faccio la stampa con ln andrò a cavo, ma in questo caso a me non mi serve perché in questo caso dovrà rimanere sulla stessa riga fin tanto che non è finito il mio insieme di righe. Quindi sarà print. Poi che cosa dovrò fare? Dovrò però separare ogni riga che inserisco l'una dall'altra, quindi farò più parentesi tonde, backslash t. Sarà uno spazio che lascerà tra una riga e la riga successiva. Poi, ogni volta che avrà compilato la mia riga, andrà a capo. Quindi, come ripeto per capirci meglio, qui siamo andati nel campo della prima for. Adesso siamo entrati nel campo della seconda for, abbiamo inserito le righe, inserisco la prima, la seconda, la terza, quando arriva alla ultima riga esce ed entra per inserire la prima riga della successiva colonna. Come faccio? Quindi vado a capo e per andare a capo esco da questo corpo di for, entro nel corpo del for precedente, sysout e in questo caso utilizzerò la println, cioè dovrà andare a capo. Rimpiccioliamo il nostro file, salviamo e lanciamo l'applicazione. E in effetti, come vediamo, ci ha dato quello che ci aspettavamo, ovvero inserisco la prima riga. Ovvero, seleziono riga fino a che la riga è minore della lunghezza di griglia land, riga più più, vado a capo, seconda colonna, finché la colonna è minore di griglia riga punto length, quindi della lunghezza della colonna, quindi il primo che rappresenta la lunghezza della riga, il secondo che rappresenta la lunghezza della colonna, column più più, e ne aggiungo uno. Che cosa faccio? Stampo senza inserire lo spazio la prima riga. Come vediamo, la prima riga, apro l'applicazione, è proprio 3. La prima riga è proprio 3 e qui 3. Con backslash t è praticamente il backslash è un escape e gli do un comando che Java interpreta in un certo modo. In questo caso specifico, per t rappresenta lo spazio che si interpone tra il 3 e il 5, quindi inserendo backslash t gli do questo spazio, è passata ad 1, inserisco la seconda riga che è 5, rivado a capo,
come ricordavamo, appunto, la int colonna 0 viene letto solo la prima volta, poi andrò con le variabili che aumento e in questo caso inserisco l'ultima che è length 02, ovvero il terzo valore della riga, che è 2345. Torno indietro, però in questo caso la griglia riga punto length, che in questo caso sarebbe array 2, è proprio uguale a colonna, perché in questo caso colonna è 2. Allora esco fuori dal ciclo for, ricomincio e riandrò al secondo elemento della riga. Quindi riga, da quello che era 0, ovvero 3, 5, 2, 3, 4, 5, adesso vado alla riga 1, che è 2 e 4, quindi che sono due elementi della colonna. Riga 1, appena vado a riga 1, entro nel ciclo del primo for. E rientro a colonna 0 perché è la prima volta che rientro nuovamente nella colonna, quindi sarà int colonna 0, l'ho inizializzato, vale solo la prima volta, colonna sarà minore di griglia riga punto length, ma in questo caso punto length non è 2 ma è 1, ovvero 0 e 1, ovvero solo due valori, perché come vediamo nella mia griglia la seconda riga ha solo due elementi di colonna. Quindi inserisco il primo elemento, esce fuori, colonna 1, inserisco il secondo elemento e poi esce fuori e va a capo. E fa la stessa cosa anche per l'ultima riga. 1, 2, 3 e 4. Bene. Come abbiamo visto in questa lezione, abbiamo analizzato i diversi modi di come valorizzare il nostro array. Abbiamo prima analizzato un array monodimensionale che già avevamo visto nelle precedenti lezioni, poi abbiamo visto un array multidimensionale, abbiamo iniziato con un array di tipo intero, quindi di numeri interi, poi abbiamo fatto un esempio di un altro array, ma in questo caso di tipo stringa, e abbiamo inserito una parola. Poi abbiamo visto come creare proprio una griglia, ad esempio della griglia che avevamo scritto prima. Con le for possiamo inserire appunto quello che sono le righe. All'interno del suo corpo inserisco quello che sono le colonne, no, riesco a creare una griglia con più elementi dell'array, con più dimensioni di array in Java, facendo appunto un array di un array, come vediamo in questo esempio. Bene ragazzi, capisco che la cosa non è molto semplice, è abbastanza articolata, ma spiegata nel dettaglio comunque mi sembra un po' più chiara. Io credo che il miglior modo per imparare a fare una cosa del genere è mettersi lì e fare delle esercitazioni, quindi sperimentare con questo tipo di array. Nella prossima lezione andremo a vedere quello che sono le classi e gli oggetti. Li abbiamo visti nelle precedenti esercitazioni, cosa sono classi, cosa sono oggetti, ma non li abbiamo definiti in maniera dettagliata. Dalla prossima lezione inizieremo a vedere un po' più in dettaglio come funzionano i classi e gli oggetti e come possiamo gestirli. Buono studio a tutti!